possibile risalire. Era un segreto di Stato, c'era il segreto di Stato sulla proprietà della banca. Vanno a fare una ricerca in che modo? Siccome i bilanci delle varie banche sono pubbliche e vengono pubblicati, presero i bilanci di tutte le banche italiane e videro qual era la quota di partecipazione che avevano nella Banca d'Italia. Il capitale della Banca d'Italia era noto, quindi scoprirono che il capitale maggiore della banca era circa il 30%, ora non mi ricordo le percentuali precise, era di Banca San Paolo. Poi seguiva il Monte dei Paschi di Siena, imprese, le assicurazioni generali e poi via via giù a scalare una serie di altri istituti bancari. Oggi il 50%, oltre il 50% è detenuto da Intesa San Paolo. Lo Stato non c'era nella proprietà della Banca d'Italia, salvo un misero 5% che era dell'INPS. Questa era l'unica proprietà che lo Stato continuava a vantare sulla Banca d'Italia. E qual era l'unico potere che lo Stato italiano aveva e ha tuttora sulla Banca d'Italia? Il potere, non ha sostanzialmente nessun potere di controllo, ha solo il potere di approvare o non approvare il direttore della Banca d'Italia, però la proposta viene dal direttivo della Banca d'Italia. Cioè, quindi è vero che lo Stato lo può approvare o no, il Ministero del Tesoro può rifiutare o meno la nomina, ma se tanto la nomina viene dai vertici di Banca d'Italia, mi puoi anche rifiutare un nome, ma tanto te ne ripropongo un altro, che sempre da loro deve essere nominato. Infatti, non a caso, i presidenti della Banca d'Italia sono sempre venuti dall'interno del regime bancario, non sono mai venuti dalla politica. E normalmente fanno tutti una carriera che è sempre la stessa e fanno una serie di giri all'interno delle varie banche internazionali per poi arrivare alla presidenza della Banca d'Italia. La BCE non è diversa dalla Banca d'Italia. La BCE stampa moneta e è in mano alle banche centrali, il cui funzionamento è uguale per tutti gli stati. Infatti, la Banca Centrale Europea è totalmente apolitica perché è svincolata completamente dagli interessi politici. I direttori e i dirigenti della BCE hanno un'immunità e dei poteri superiori, dei poteri all'interno della banca, intendo, superiori a quelli che ha la politica, quindi il Parlamento europeo. Non c'è alcun potere di controllo da parte delle istituzioni europee sulla BCE, che è praticamente sovrana, quindi, della politica monetaria dell'Unione Europea. Esemplificando, il giorno che facessero una cazzata che atterrasse completamente l'economia degli stati, il Parlamento europeo o nessuna istituzione europea potrebbe intervenire su una mossa del genere. Capite che non è normale una cosa così.